Allenatori, la mia settimana di sole Evolution e oggi è il turno di Vaporeon. Le nuovissime Tinda collezione evoluzioni di Eevee sono finalmente arrivate. E qual è la vostra preferita? Jolteon, Vaporeon o Flareon? Chi si aggiudicherà il primo posto? Commentate qui sotto. Ricordo come sempre che potete trovarle su federicstore.it. Vi lascio il link in descrizione perché sembrano essere parecchio fortunate. Riuscirò a trovare una bella alternativa art? Rimanete con me per scoprirlo. Io vi auguro una buona visione. Ma non starò per caso facendo troppi spacchettamenti chill? Ammetto, sono parecchio tranquilli, ma la roba cicciotta sta per arrivare. Infatti ho in serbo per voi tantissimi spacchettamenti veramente divertenti e strani che arriveranno a breve. Nell'attesa ci apriamo ben 3 tin di Vaporeon. Direi non male, no? 12 bustine per noi per trovare una bella special art. Abbiamo già aperto quella di Flareon, non trovando nulla, purtroppo. Aveva quasi retto il confronto con Destino Sfuggente. Adoro questo oggetto d'acqua. Sul nero poi, veramente di un'eleganza incredibile. Guardate qui che roba, ragazzi. A mio parere, la tin più elegante. Guardate qui. Peccato solo che la carta di Vaporeon sia tagliata. Questa è la parte inferiore. Colleziona le evoluzioni. Era meglio scrivere Evolution, ma va bene. Pesca un rapido flusso di carte con il tipo acqua Vaporeon B. Carica la partita con il tipo lampo Jolteon V o incenerisci l'avversario in un colpo con il tipo fuoco Flareon V. In questa scatola troverete una carta olografica di Vaporeon, Jolteon o Flareon, 4 buste e la carta codice che tra poco regalo a uno di voi. Beh, che aspettiamo? Vai così. Stupenda! Adoro la carta di Vaporeon. Mamma mia quanto è bella. Non so ragazzi, tra i tre artwork è quello che ritengo più originale, con questi schizzi d'acqua. Bella, 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 bella. Pescata tripla, ci fa pescare 3 carte con un'energia, ma perdiamo un turno. E salto splash, invece, fa scambiare questo Pokémon con uno della nostra panchina, infliggendo 90. Non male, veramente niente male. L'andiamo a vedere tra poco da vicino. Codicino per voi. E dentro abbiamo evoluzioni eteree, doppio fragore ribelle e sintonia mentale. La scommessa di oggi è evoluzioni eteree. Riuscirò a trovare la Rayquaza VMAX Special Art o chiedo troppo? Ed ecco a voi la bellissima carta di Vaporeon. Wow, veramente veramente molto bella. Eccola qui. Che ne pensate? Qual è il vostro preferito? Commentate. Guardate il getto d'acqua. Come si stacca, no? Dal Pokémon. Mica male. Nuova carta in collezione. Ovviamente, come promesso, apro anche queste due. Ecco qua i nostri 3 Vaporeon e gli altri 2 codicini per voi. 1 e 2. Ovviamente, visto che vi regalo sempre i codici, un bel mi piace, l'iscrizione, attivate la campanellina, è semplicissimo e mi aiuta tantissimo, ragazzi. Non sapete quanto, quindi grazie a tutti. Qui tocca sculare. Io ve l'ho detto. Iniziamo nel chill con Fragore Ribelle. Tranquillamente vi lascio evoluzioni etere alla fine. Codicino per voi. Vediamo un po' se sculiamo. Ce la facciamo? Dai ragazzi, il vostro supporto è fondamentale. Sono sicuro che se fate bravi e mi lasciate tanti mi piace, sicuramente sculo. Vediamo un po'. Energia, Medicham, Pokéball, Pelipper, Hawlucha e Whiscash. Ma perché non me l'avete lasciato? Dai, spaccate tutto qui sotto. Altra bustina di Fragore Ribelle. Ne abbiamo 6, quindi ragazzi, con tutta la calma del mondo. 1, 2, 3, 4. Devo sentire questo ruvido, eh. Queste tin mi è stato detto essere molto fortunate. Vediamo. Testiamo.
Farfetch, Skewet, Mr. Mime, Fallings, Palpitoad, Energia Cattura, Morpeko, Cursula di Galarolo. Già qualcosa, ma noi ovviamente puntiamo solo ed esclusivamente a Rayquaza, quindi evoluzione etere. Altra busta, tranquillamente così. Codice. Ricordo che il 28, ragazzi, gennaio inizierà la mia serie di leggende Pokémon Arceus. La seguirete con me? Spero di sì, perché insomma ho in mente tante belle cose e portarvi tanti video al giorno. Shuckle, Cicerone, Litwick e abbiamo Ludicolo, mamma mia! Statisticamente parlando, se non dovessi trovare qualcosa in Fragore Ribelle, sicuramente ci sarà altro in evoluzioni eteree, no? Quindi, finché non trovo nulla in Fragore Ribelle, è tutto positivo. Codicino per voi, vai. Sì, ammetto che questi pack opening sono molto calmi. Andiamo direttamente alla fine. Abbiamo un Hatterene in reverse e Dragapult Holo, due Holo per Fragore Ribelle, tutte e due psico. Ma che faccia sto Dragapult? Stupendo. Ovviamente dalle prossime settimane torneranno anche gli spacchettamenti in giapponese, eh. Abbiamo il box di VMAX Climax da aprire, eh? E anche quello di Starbird, il set con il Charizard V-Star. Ricordo che se volete acquistarlo su Federic Store trovate tutto, eh? Set giapponese, italiano, qualsiasi cosa. Apriremo anche quello nei prossimi giorni, sia VMAX Climax che ovviamente Starbird. Fallings e Whiskash. Mamma mia, sto Whiskash peggio di Malamar, eh? Malamar tremendo, veramente tremendo. Ma Whiskash oggi ci sta mettendo del suo, eh? Ragazzi, basta Fragore Ribelle. Vado alla fine, voglio passare a evoluzione eterea. Karkol e Probobass. E adesso la situazione si scalda, perché sia evoluzione etere che sintonia mentale nascondono delle carte veramente niente male. In evoluzione etere abbiamo le special art, in questo caso Umbreon che abbiamo già trovato e Rayquaza che abbiamo trovato solo in forma V. Non abbiamo trovato la forma VMAX, quindi speriamo che ci porti fortuna. Vediamo. Bagon, Scraggy, Drowsy, Bergamite, Energia, Scrafty, Ghiacciolo della Fortuna, e ci vorrebbe un po' di fortuna, eh? Frullato energizzante e Milotic, bene! Altra bustina! Ti prego, Umbreon, portami fortuna! Oh, questo 2022 è male male, eh? Cioè, ragazzi, codicino! Dai, fammi sentire questo ruvido, per favore, un po' di ruvido! Per favore, dai. Drowsy, Bergamite, Petilil, Cryogonal, Zoroa, Energia Fuoco, Acchiappa Pokémon, Medaglia Luna e Sole, Crustle, Crustle e Appletune. Ok. Ultima di evoluzioni! Cioè, la fortuna non è proprio dalla mia parte. Mi mandate un po' di Sculo Federic, per favore. Un pochettino, non dico tanto, eh. Dai, dai. Eccolo. Eccolo, ecco qua. Qua gratta, eh. Qua gratta. Qua gratta. Inizio a cagarmi sotto. Sto iniziando a cagarmi sotto. Io vi avviso. Se non mi lasciate questo mi piace istantaneo. Ragazzi, mi sto cagando sotto, veramente. Lo sapete che quando evoluzione etere gratta è un casino. Piano, eh. Piano. Ok. Potrebbe essere benissimo alternative. Non è VMAX. O potrebbe essere semplicemente full art, eh. Piango. Piango. Decisamente piango. Vabbè.
Almeno la fortuna non è persa. Una VMAX è. Non è special art, ma è comunque una VMAX. La peggiore che potessi trovare, ma è comunque una VMAX. Sintonia, ti prego. Almeno tu. Salvami. Salvami, Sintonia. Codicino. Fammi sentire anche tu del bel ruvido. Vado direttamente alla fine. Così, scaramantico. Pregiable e Toxapex. Oddio! Ma mi sono accorto che queste bustine sono tagliate malissimo. Ragazzi, non è mai successa una cosa simile. Ma veramente fai? Io vi giuro, questo è l'anno della sfiga. Tra la collezione di Zacian al contrario e questa, tutto fallato. Va bene, non tutto è perduto. Sarà un segno del destino. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sarà un segno del destino oppure no? Vediamo. Axiu e Medicham. Bene. Io, ragazzi, inizierò a spacchettare roba giapponese prossima settimana, perché se continuano così, male male. Codicino per voi. Vado diretto alla fine, lo sapete. Marowak di Alola Reverse e Tapu Fini. Vabbè, poteva andare meglio, ma poteva andare anche molto peggio. So che questa frase non incoraggia, Però va bene così, ragazzi. Rido per non piangere. Ci vediamo al prossimo spacchettamento. Jolteon sarà più fortunato? Più elettrizzante? Chi lo sa. Ci vediamo al prossimo video. Link in descrizione, Frederick Store. Se volete anche voi trovare bustine fallate all'interno delle vostre team. Ciao!